Bartolo San Martino ha presentato questa mattina la sua candidatura all'Assemblea regionale siciliana. Gli operatori delle associazioni delle case famiglia stanno vivendo un periodo di gravi disagi a causa dei mancati finanziamenti pubblici. Approvato dal Consiglio Comunale di Altavilla Milicia l'atto costitutivo e lo statuto delle SRR. Buon pomeriggio e bentrovati, questa è l'informazione di Media News oggi sabato 22 settembre. Questa mattina, lo abbiamo ascoltato nei titoli, Bartolo San Martino ha presentato la sua candidatura all'Assemblea regionale siciliana. Ha parlato di giovani e dell'importanza della meritocrazia. Vediamo. Un vecchio amore, però non certo responsabile di questo stato di cose in cui ci troviamo. Io non sono tra gli uscenti dell'Assemblea regionale siciliana, da 6 anni mi sono occupato del mio lavoro, ho cercato di costruire percorsi professionali, civili, come dire, culturali, che hanno dato la speranza a tanti giovani. Oggi, proprio sulla scorta di una valutazione di questo tempo critico che viviamo, un tempo di crisi, un tempo di rassegnazione, ho sentito il dovere di non sottrarmi alla sfida di proporre la mia storia, di proporre un percorso politico a fianco di Nello Musumeci. Io mi candido anche e soprattutto alla luce dell'esperienza come presidente dell'Accademia Nazionale della Politica. Questo programma fu elaborato nel 2004 ed è stato semplicemente aggiornato in alcuni punti e dettagli, ma dimostra come oggi, ancora più di ieri, è necessario ridare spessore all'azione politica, ridare una visione, una prospettiva, ripartire dal merito, dalle competenze, ripartire dalle qualità morali e professionali della classe dirigente, altrimenti non c'è speranza per la nostra terra. E sempre questa mattina Claudio Fava, candidato alla presidenza della regione siciliana per Sinistra Ecologia Libertà, Federazione della Sinistra, Verdi e Italia dei Valori, ha presentato il suo programma e i primi 5 assessori designati. Si tratta di Adriana Laudani, avvocato amministrativista, indicata per l'assessorato alla riforma della regione, al decentramento e alla partecipazione, Lia Fassari, docente di sociologia del lavoro alla Sapienza, indicata all'assessorato alla formazione, Renato Costa, medico alla salute, Luca Nivarra, giurista, esponente dei movimenti referendari di Rodotà, indicato all'assessorato al territorio, ambiente e beni comuni, e Ninni Bruschetta, attore e regista teatrale, indicato alla cultura. Claudio Fava ha ricordato che il programma di governo è a disposizione dei siciliani sul web. Si tratta di un programma interattivo, infatti, che permetterà a chiunque di valutare e dare il proprio contributo direttamente sul sito www.liberasicilia2012.it. Oggi si aprirà a Palermo l'isola pedonale del lungomare di Mondello. Soddisfazione è stata espressa dal segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Davide Ficarra. Questa sperimentazione, osteggiata da alcuni commercianti e da un cartello di forze politiche trasversali, dal PD al PDL, con la benedizione di Fabrizio Ferrandelli, ha detto polemicamente Ficarra, va allargata ad altre parti della città. La direzione che deve prendere la nostra Palermo è quella di liberarsi dalle auto e di promuovere l'uso di mezzi pubblici e biciclette. Così Davide Ficarra. Oggi alle 15.30 all'hotel Villa D'Amato in via Messina Marine 178 si svolgerà l'iniziativa Palermo e la Sicilia, idee per il governo della regione, organizzata dal coordinamento provinciale di Palermo Futuro e Libertà. Durante la manifestazione verranno presentate le proposte programmatiche di Futuro e Libertà per l'Italia al candidato presidente Gianfranco Micciche. Interverranno l'onorevole assessore Alessandro Arricò, il candidato presidente Gianfranco Micciche e i dirigenti delle liste e dei partiti della coalizione. Cambiamo argomento, la Sicilia che vogliamo, questo è il tema del secondo congresso regionale dell'Unione Generale del Lavoro, l'UGL, ascoltiamo. E noi stiamo cercando di capire bene quale possa essere il rilancio di questa regione, partendo da 2 punti fondamentali: combattere la criminalità organizzata e creare infrastrutture, perché questi sono i punti negativi per cui nessuno vuole
investire al sud e investire in Sicilia. Riteniamo che non sia possibile che c'è una regione che non ha infrastrutture, non c'è strada ferrata, non ci sono strade, non ci sono elettrodotti che riescono a portare energia elettrica a costi inferiori. Se manca questo diventa difficile far investire in questa regione. Rinnoviamo i nostri organi in un momento difficilissimo per la regione siciliana, si sta rinnovando la classe politica, siamo in una situazione disastrosa in Sicilia, non so se rischiamo il default, ma la certezza è che il nuovo governo dovrà ricercare il pareggio di bilancio e chi farà le spese non possono essere i lavoratori. Penso agli amici della GESIP, penso all'AMIA, penso a quelli di Quinjet, penso a tutti gli altri che rischiano di perdere il posto di lavoro in una piccola azienda di 3 dipendenti e non li vede nessuno. Dal 2007 ad oggi noi perdiamo 1,1 punti di PIL. Ritorneremo al sindacalismo che mette con le bandiere, che va lì, che chiede un piano straordinario, chiediamo al governo regionale di intervenire. Non possiamo permetterci di perdere posti di lavoro più di quanto non abbiamo già perso. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Se la percezione della realtà siciliana dell'onorevole Maira è legata ai sondaggi demoscopici più o meno affidabili, per usare un eufemismo caritatevole, la nostra invece è frutto di una reale e concreta conoscenza e presenza sul territorio. Sappiamo tutti chi ci sta dietro a quelle rilevazioni demoscopiche, lo ha detto il capogruppo di Grande Sud, Titti Bufardeci, replicando al segretario regionale del PID Cantiere Popolare, Rudy Maira. Se il punto di forza della coalizione, ha continuato Bufardeci, che sostiene Musumeci, è rappresentato da questi sondaggi, a noi sta benissimo. Gongolino pure, hanno tempo fino al 28 ottobre. Dopo, conclude Bufardeci, dovranno necessariamente fare i conti con la realtà dei numeri che rispecchiano la reale intenzione degli elettori. Tina Montinaro, vedova di Antonio, il caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso insieme al giudice il 23 maggio del 1992, ha commentato duramente la dichiarazione del candidato alla presidenza della regione Gianfranco Miccichè a proposito della infelicità dell'intitolazione a Falcone e Borsellino dell'aeroporto di Palermo. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti gli agenti che hanno perso la vita insieme a loro sono un patrimonio di tutti i siciliani, ha detto Tina Montinaro, e di tutti gli italiani onesti. Per questo mi fanno inorridire le strumentalizzazioni in campagna elettorale che quotidianamente leggo sui giornali. E adesso voltiamo pagina, andiamo a Bagheria. Gli operatori delle associazioni, delle case famiglia, in particolar modo la casa famiglia Amaltea di Bagheria, stanno vivendo un periodo di gravi disagi a causa dei mancati finanziamenti da parte degli enti locali. Padre Salvatore Lobue lancia un accorato appello alle istituzioni. Il mio è piuttosto un appello al sindaco, tutti gli amministratori, gli assessori, i consiglieri comunali, i funzionari del comune, perché si rendano conto di che cosa significhi per un gruppo di operatori qualificati, di operatori che hanno una preparazione scientifica notevole e che hanno anche un cuore enorme, stare senza stipendio per 14 mesi. Parliamo di 14 mesi, non di 14 giorni o di 14 settimane. Significa che questi operatori, per poter continuare a lavorare, per poter anche affrontare le spese per spostarsi, hanno dovuto fare il giro di tutti i conoscenti, di tutti i parenti, di tutti gli amici e forse anche delle banche, delle finanziarie, e a questo punto, dopo 14 mesi, hanno esaurito il giro delle persone a cui potevano rivolgersi per avere dei prestiti. Queste persone oggi non sono più in grado di poter lavorare e paradossalmente
mentre quando una qualsiasi industria, un qualsiasi ente, quando un ente pubblico anche o privato non riesce a pagare gli operatori, gli impiegati legittimamente possono fare sciopero, se gli operatori di questa casa famiglia dovessero decidere di sospendere il lavoro, succederebbe che verrebbero denunziati per abbandono di minori, una denuncia penale gravissima. I minori vengono affidati dal tribunale alla struttura Maltea, esatto, e quindi ai loro educatori. Esatto, quindi praticamente si è costretti a continuare a lavorare, non si può andare a cercare un altro lavoro e intanto non si percepisce nulla. È una situazione veramente paradossale, assurda e qualcosa di insostenibile. Lunedì prossimo il professor Paul Connet, teorico della strategia di rifiuti zero, sarà a Bagheria, al liceo scientifico d'Alessandro, nell'ambito di un tour di conferenze che si svolgeranno in tutta Italia. Ne abbiamo parlato con Salvatore Aiello di Rifiuti Zero Bagheria. Nella natura il rifiuto non esiste. E allora, se riuscissimo a cambiare un pochettino l'impostazione dalla produzione dei beni fino al consumo, sicuramente si può arrivare all'obiettivo che è quello della strategia del rifiuti zero, che significa che nel 2020, adottando tutte queste tecniche, rifiuti non ne dovremmo avere. Quindi ci libereremmo dai rifiuti. Sono 10 passi, vengono definiti verso rifiuti zero, a partire, come dicevi, dalla produzione delle merci e dei prodotti. Sì, sicuramente a partire dalla produzione delle merci, perché è molto importante, perché spesso ci ritroviamo ad essere costretti a buttare prodotti che potrebbero essere tranquillamente continuati ad usare. La concezione del prodotto a scadenza. Parliamo dei detersivi, per esempio, che sono. No, non parliamo dei detersivi, parliamo anche dei prodotti tecnologici, i computer, i tablet, eccetera. Sono programmati in maniera tale che un anno, due anni, dopodiché vengono considerati fuori uso, obsoleti, perché poi usciranno fuori altri modelli e via dicendo. Così come tanti altri concetti, spesso si vedono nei supermercati offerte di prodotti che costano meno del ricambio del prodotto stesso, sempre semplicemente per incentivare a comprare quel prodotto. Ecco, Connet cosa sarà in Sicilia, farà altre conferenze? Sì, Connet è in Italia, periodicamente lui fa dei tour italiani, questa volta c'è anche un tour siciliano, di mattina sarà al liceo scientifico a Bagheria, di pomeriggio sarà a Marineo, l'indomani sarà a Palazzo Adriano. Tutte queste manifestazioni sono tutte economicamente a carico di noi volontari che siamo convinti che sia un percorso sicuramente valido. Pubblicità, tra poco. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Tra poco potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. La polizia ha arrestato un 37enne palermitano pregiudicato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. L'uomo, operaio Gesip, con mansioni di addetto alle pulizie del deposito comunale Onoranze Funebri di via Mongitore, sfruttava la disponibilità di questo locale per nascondere la droga, che infatti è stata trovata all'interno di una scatola riposta sotto una pedana in legno sulla quale c'erano delle bare. L'uomo ha ammesso la sua responsabilità, ora sono in corso delle indagini per capire se ci sono dei complici. Andiamo ad Altavilla Milice adesso, dove il Consiglio Comunale ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto delle società per la regolamentazione dei rifiuti, le SRR. Soddisfatto il sindaco di Altavilla, Nino Parisi. Quella che si è svolta mercoledì scorso era una seduta straordinaria e urgente con un solo punto all'ordine del giorno, l'approvazione
dell'atto costitutivo e dello statuto delle SSR, le società per la regolamentazione dei rifiuti. Alla fine entrambi i documenti sono stati approvati dopo un dibattito che ha accolto gli emendamenti proposti dal gruppo di maggioranza consiliare Leali per Altavilla. Le modifiche sono state tutte orientate in modo tale che il Comune non venga estromesso dal controllo delle spese della società d'ambito e dalla facoltà di stabilire l'entità del tributo. Soddisfatto il sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi, i nostri consiglieri di maggioranza hanno inteso ristabilire il diritto all'autonomia dell'ente locale e il diritto alla libertà di espressione da parte dei componenti dell'organo consiliare. Un gesto, ha chiarito Parisi, di grande coraggio e democrazia rispetto all'imposizione da parte dei nostri rappresentanti regionali di uno statuto e un atto costitutivo preconfezionati che si imponevano solo di ratificare senza alcuna interferenza o proposta migliorativa rispetto all'importanza di un provvedimento che inciderà notevolmente sull'economia e la stabilità dei comuni. Questo pomeriggio alle 18 a Palazzo Cutò di Bagheria sarà inaugurata una mostra curata da giovani artisti bagheresi. Titolo della rassegna: Pensieri su un'arte mai trascorsa. Ce ne ha parlato la curatrice Enza Morici. Esporranno dei ragazzi per lo più provenienti dall'Accademia delle Belle Arti di Palermo e del liceo artistico Renato Cuttuso. E altri invece sono invece dei ragazzi che condividono questa diciamo, passione a prescindere dagli studi e dalle professioni che da grandi hanno scelto. E diciamo che il gruppo Art in Progress è già circa 2 anni che è sorto e diciamo che sono entrati a far parte di questo gruppo anche persone un po' più grandetti, quindi sono persone che si sono accorti di avere questa passione anche da grandi. Ecco, ci sarà però anche una sfilata di cappelli, sì, di abiti disegnati naturalmente da alcuni creativi. Sì, sabato 22 appunto alle ore 18, a seguito di una piccola inaugurazione con un rinfresco, ci sarà appunto una sfilata. Questa sfilata vedrà appunto dei cappelli, dei vestiti creati artigianalmente da due nostri artisti, Salvatore Martorana e Roberto Caruso, i quali con del materiale riciclato hanno creato appunto questi modelli. Aderendo alla iniziativa mondiale International Observe the Moon Night, l'INAF, Osservatorio Astronomico di Palermo, organizza una serata di osservazioni della Luna dal cortile Abatelli e dal cortile Tabacchi dell'Osteri a Palermo. L'evento è previsto per le 19 di questa sera, l'ingresso è gratuito. Al termine della prima edizione del notiziario su Antenna 1, canale 185, Video One, canale 196, andrà in onda la trasmissione I Comuni Informano, una serie di servizi legata al territorio, curata da Angelo Gargano. Nient'altro per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguiti, buon weekend. Situazione di oggi, sabato 22 settembre, su Palermo e provincia. Tempo sereno e caldo, vento da sud con intensità di 19 km all'ora, temperatura minima 19 gradi, massima 31. Per domani, domenica, previsto bel tempo e caldo, vento da sud con intensità di 26 km all'ora e raffiche fino a 35, temperatura minima 22 gradi, massima 32.